La notte più lunga, attesa dai bambini di mezza Lombardia, Lodigiano compreso, sta ormai per arrivare. Santa Lucia, infatti, sta per passare in tutte le case, lasciando in ognuna il suo carico fatto di doni sempre graditi. In questi giorni sono stati tanti più piccini a rivolgersi a lei per farle sapere i sogni che agitano i loro cuori. È stata l'occasione per consegnarle tanti doni che per restare tali devono ancora essere donati. Andranno a dare un sorriso a quanti non pensavano di poter essere raggiunti in tempo dalla Santa. In occasione della veglia, che accompagna sempre la notte più attesa, in Piazza della Vittoria Lodi si potrà ancora una volta andare alla scoperta dei molteplici articoli che nel periodo natalizio non possono diventare doni graditi. Quest'anno gli operatori del settore, giunti in città col sole, hanno dovuto poi fare i conti con la neve, il gelo e la pioggia, a conferma dell'ennesimo fine autunno dei mille volti non sempre graditi. C'è chi comunque non si è fatto scoraggiare dalle bizze del tempo, si tratta dei tanti lodigiani e non appassionati di pattinaggio sul ghiaccio che hanno approfittato della pista allestita in piazzale Matteotti. Potranno farlo ancora sino a fine gennaio, quando la pista sarà smantellata.